Buongiorno, lei si chiama? Buongiorno, Buongiorno Tony. Monica. Cosa fa la sua azienda? Complementi di arredo. Facciamo sedie, tavoli, sedute in genere. Creiamo soluzioni per migliorare la vita delle persone in casa. Mi dica, come vanno le cose per la sua azienda? Oddio, non è proprio un bel momento questo, perché comunque c'è ancora la crisi, i cinesi, sì, non è il massimo. Molto bene, abbiamo da tempo deciso di migliorare il nostro modo di lavorare e di puntare su prodotti di qualità, sulla ricerca e sull'innovazione. E in tutto ciò i suoi collaboratori come la supportano? Supportarmi. Vengono a chiedermi aumenti di stipendio, vengono a chiedermi le ferie, magari quando c'è da lavorare di più, figuriamoci. Direi che ci stanno dando una grossa mano. È grazie al nostro team se cresciamo. Abbiamo persone partecipative, prendono l'iniziativa, ci portano idee e soluzioni. Ma ha mai pensato a far formazione con le sue persone? Per carità, è solo una perdita di tempo. Certo, è per questo che ho un gruppo che funziona. Abbiamo investito tanto nel farli crescere, nel migliorare le loro competenze e nel formarli al cambiamento. Anche noi imprenditori abbiamo fatto parecchia formazione con loro. Quindi, secondo lei, le persone possono cambiare? Secondo me, no, perché come dicevo prima, pensano al loro stipendio e alle loro ferie, punto. Certo che cambiano, è solo importante che gli si dica come fare, gli si forniscano gli strumenti giusti e soprattutto si condividano gli obiettivi. Ma possono anche peggiorare? Hai voglia, ne conosco di persone che sono peggiorate. Beh, se non sono gestite e supportate, possono peggiorare, certo. Allora possono cambiare peggiorando, ma non migliorando? Ah, sì, è così. Fin dei conti va sempre peggio, e per quello è. Beh, già detto. Lei cosa dice? Se potesse avere la certezza del miglioramento, farebbe qualcosa? No, no, perché non c'è tempo e poi sicuramente non è proprio il momento giusto. Abbiamo già fatto qualcosa come corsi, ma non sono servite a niente, quindi lasciamo stare. Io ce l'ho la certezza. Le faccio un esempio. Anche noi prima non avevamo mai tempo. Abbiamo però imparato a lavorare meglio e siamo più efficaci ed efficienti. E questo proprio grazie alla formazione e al miglioramento continuo. Oltretutto, sa che è possibile finanziare a fondo perduto una buona parte della formazione per i vostri lavoratori? Si figuri, i soldi vanno sempre ai soliti e poi c'è da perdere tempo solo con la burocrazia, non c'è più tempo per fare niente altro. Quindi. Certo che lo so, è già da 3 anni che ci facciamo finanziare la formazione. Siamo una media impresa, quindi non riusciremo a gestire tutto da soli. Ci affidiamo a una società che ci segue tutte queste parti in outsourcing e direi che ho risultati con ottima soddisfazione. Quindi potrebbe essere utile utilizzare società di consulenza esterne? Assolutamente no. Non conoscono niente dell'azienda, arrivano e pretendono di girarti sotto sopra l'azienda, guardi, io quello che faccio è quello che è obbligatorio per legge, cioè il minimo. Certo che sì, credo che ogni buon imprenditore debba sapere utilizzare i migliori strumenti e le migliori risorse presenti sul mercato. Allora, cosa prevede per il futuro della sua azienda? Mamma mia. Io sono al balcone, sto guardando quello che succede. Sinceramente non sono così ottimista, vediamo, ma non vedo tanto bello. Abbiamo attraversato delle fasi difficili, ma sempre con la consapevolezza di avere un team motivato che si impegnava al massimo. Per questo motivo ho una visione positiva del futuro. Siamo ottimisti. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo, speriamo bene. Prego, crepi il lupo. Ciao.